Buongiorno a tutti, sto bene, grazie, spero che stiate bene anche voi. Vedo già che siamo abbastanza numerosi, direi anzi numerosi per essere lunedì mattina. Quest'ora è una giornata, lo diciamo subito, secondo me interessante. È interessante perché, specialmente su FTSE MIB, e l'Italia un pochettino. Che ricordiamo ha avuto una forza relativa più importante nei mesi di crescita di tutte le borse mondiali, però mi riferisco in particolare a quel movimento che è iniziato i primi giorni di ottobre, che ha portato l'indice da un minimo del 2 ottobre, del 3 ottobre di 21.000 punti circa, fino a 23.800. La settimana scorsa l'Italia in particolare ha chiuso una candela weekly, sebbene con mezzo punto non percentuale ma di indice, ha chiuso a 23.259,3 l'indice FTSE MIB, quando la settimana precedente aveva chiuso a 23.259,8. Specifico questo fatto non perché io sia un amante della grafica e possa mai pensare che mezzo punto, siccome candela rossa, candela verde, cambi tutto. Non credo questo, però devo far notare che nel contempo, la settimana scorsa, le borse americane, ad esempio, sono cresciute tantissimo perché il Nasdaq 100 tuttora è altissimo, si è portato addirittura a 8.459 punti. Insomma, tuttora lo vediamo a 8.000 435-40 punti, vediamo che anche il DAX è cresciuto poco, ma è cresciuto. Insomma, un contesto della settimana scorsa, non dico estremamente positivo, blando, ma sostanzialmente con gli indici in positivo, l'Italia è rimasta al palo e denotando specialmente nelle ultime 3 giornate di contrattazione, mi riferisco a mercoledì, giovedì e venerdì scorso, una debolezza relativa sia sul DAX e ovviamente, come abbiamo già anticipato, rispetto alle borse americane. Questo probabilmente è dovuto a un paio di fattori: uno, un fisiologico smaltimento della smornia rialzista che necessariamente si ha indipendentemente dal contesto, per cui nessuno può pretendere che ci sia stata una mutazione di trend, e questo anche, e però questo è un dato oggettivo, anche in base alla, non dico crollo, ma quasi crollo del BTP italiano, il BTP italiano che è sceso parecchio perché vediamo adesso, me lo sto guardando anch'io per dare dei rendimenti. Insomma, si trovava negli ultimi giorni, ecco, addirittura insomma, abbondantemente sopra i 142 punti, 143 punti. E adesso, in questo momento, mentre sto parlando, dovevo aver fatto un minimo a 140 e mezzo. Insomma, si trova a 100, a 170. Scusate, adesso arrivo subito, eh. Ecco, dopo aver fatto un minimo a 140,56 si trova a 140,77. Questo al cospetto di un bund che anche lui è leggermente eccedente, però ha fatto sì che nel complesso lo spread, ci sono tra l'altro anche due spread, perché c'è chi prende in considerazione un paniere, c'è chi un altro, però io seguo lo spread, diciamo, del Sole 24 Ore o quello di Investing.com o quello che mi dà la mia piattaforma. Uno spread che si è portato a 170, anzi qualcosina di più in questo momento, mentre parlo a 171. Evidentemente, oltre un po' alla stanchezza fisiologica della grande corsa che c'è stata, dovuta secondo me essenzialmente anche all'impeto degli indici statunitensi, perché questi non si sono effettivamente mai fermati,
Mentre parlo abbiamo addirittura 3.151 di future del Standard & Poor's, abbiamo addirittura appunto il Nasdaq 100, l'abbiamo detto prima. Ecco, mi è sembrato sinceramente che l'Europa, ma in particolare l'Italia, gli ultimi 10 giorni, 12 giorni, riuscisse a sorreggersi grazie proprio all'impeto degli indici americani. Questo è quello che mi è parso. Una volta che gli indici americani rimangono lì o non sostengono, come è successo per il Thanksgiving Day, ovvero giovedì e venerdì scorso, dove la borsa americana, il cash è stato addirittura chiuso tutta la giornata e parzialmente anche il future non veniva negoziato. Il venerdì abbiamo visto che la giornata era scarsissima di volumi a mezzo servizio. Ecco, in assenza del progredire degli indici americani, abbiamo visto insomma l'Italia che in qualche modo provavano a farla salire. Qualche cosa salita, ma immediatamente poi ritrovava i minimi. Evidentemente la mancanza appunto di stimoli dati dai market mover principali dei mercati, che come al solito sono gli americani, non favoriscono ulteriori apprezzamenti, però è un campanello d'allarme. Poi un'altra cosa, evidentemente, se devo dal punto di vista fondamentale trovare una motivazione che giustifichi il cedimento del BTP, che diamo i dati precisi, io vado sempre sul sito di investing.com dove c'è scritto spread dei titoli di Stato a 10 anni. Ecco, Vediamo adesso Tony se lo faccio vedere anch'io in piattaforma. io lo insegniamo sempre perché lì c'è veramente tutto, ci sono i rendimenti, gli spread di tutto il mondo, eventualmente cliccando sopra anche gli ultimi movimenti. Ecco, comunque, se tu vai sull'Italia, vedrai che il rendimento del titolo BTP italiano è 1,38,30 in questo istante, 1,38,30 e 169,2 lo spread, che è un pochettino migliorato, ma perché sto vedendo il Bund che è parecchio debole, anche il Bund in questo momento, parecchio debole anche il Bund. Quindi Bond ce l'ho in piattaforma, quindi lo faccio vedere su investing, non so perché, ma non mi va va. bene. Avete a voi funziona investing? A me BTP. benissimo. Sì, benissimo. Investing.com a me funziona, insomma. Vediamo anche che la Germania sta un po' cedendo con i rendimenti. Comunque, fatto sta che questo ampliarsi del debito pubblico, del costo del debito pubblico italiano rappresentato per quello che riguarda i decennali, di fatto è quasi raddoppiato nel giro di un mese, perché ha il BTP italiano con il future che è arrivato vicino a 145, a un certo punto come record ha reso solo lo 0,75. Per l'Italia un qualche cosa di fenomenale, questo ce lo ricordiamo. Era avvenuto nel mese di settembre, a cavallo negli ultimi giorni di settembre, dove c'è stata un'euforia generalizzata su tutte le obbligazioni mondiali a seguito anche delle parole di Draghi e delle decisioni della BCE. Qualcuno imputa anche l'euforia italiana, parzialmente può essere anche vero, anche l'avvento del governo giallorosso, ma più per il fatto che non ci fosse più Salvini, e quindi insomma sembrano tempi già lontani perché siamo ritornati a 1,4, che per carità per l'Italia è tanta roba, però avevamo tutti gli indici europei del mondo negativi, adesso insomma abbiamo una situazione, secondo me, più normale. Niente di. Forse era prima che si era in un eccesso con le obbligazioni negative di tutta dell'area euro, adesso è rimasta solo l'Austria, il Belgio, guardo adesso come rendimenti negativi, ovviamente la Germania, e ci sarà senz'altro i Paesi Bassi, infatti meno 0,17,5, però un esempio per tutti. La Francia, che era andata negativa, anche pesantemente negativa, ha rendimento più 0,003. Quindi c'è stata una presa di beneficio delle obbligazioni, forse secondo me si era esagerato, ma fatto sta che questa è la situazione. Allora,
per essere operativi, visto che tra 4 minuti inizia anche il mercato italiano, il mercato italiano, le considerazioni che ho fatto anche ieri sera su un post che potete andare a vedere sulla mia bacheca, sono appunto quelle relative al MES, che MES è un fondo che viene messo, diciamo, viene foraggiato da tutti i membri dell'Europa, dell'area euro, sono 19, in proporzione al capital key, ovvero all'importanza, alle quote di partecipazioni della banca comune, della BCE, e quindi ovviamente con quote maggiori per i paesi più grandi per popolazione e prodotto interno lordo. Dalla Germania circa il 27%, la Francia il 20,5%, l'Italia il 17, qualche cosa, poi Spagna, poi Olanda e poi Belgio. Questa è la classifica e via via così. E questo fondo ha fatto un po' discutere perché si tenta e stanno facendo, e la faranno secondo me al 90%, una riforma di questo fondo MES. E un po', io cerco di essere obiettivo, un po' insomma, ha fatto discutere perché ovviamente le forze anti-governo, come quella di Salvini, ha strumentalizzato un pochettino la faccenda, dicendo attenzione che questa riforma è un po' grave perché ci può dare dei fastidi, perché accettando questa riforma il MES di fatto diventerebbe un po' più potente, diventerebbe di tutela dei creditori e quindi ci farebbe le pulci. Noi abbiamo un debito traballante e avendo un debito traballante potrebbero anche chiederci una ristrutturazione del MES, del nostro debito, qualora avessimo bisogno di questi fondi. Allora noi cosa facciamo a partecipare, spendere un sacco di miliardi se poi è un autogol? E questa è un po' la polemica. Non entro nel merito, sicuramente il debito è una brutta cosa, quando ce l'hai in qualche maniera sarebbe bello non averlo, e quindi ci sono strumentalizzazioni un po' da parte degli antigovernativi, esaltazioni e forse piccoli errori anche da parte del governo, che forse ha siglato degli accordi che al momento in cui c'era la Lega non erano del tutto chiari, ma insomma questa polemica, fatto sta che in ogni caso non ha fatto bene al BTP, perché se dovessimo non accettare la riforma del MES sarebbe gravissimo, perché sarebbe andare in contrasto pieno con l'Europa. Se dovessimo accettarla è vero che forse sicuramente sarebbe meglio per la borsa, però insomma avremmo questa nuova riforma che concederebbe il prestito all'Italia in situazioni in cui, se ne avessimo bisogno, forse ci chiederebbero la ristrutturazione del debito, ovvero degli accordi molto particolari, forse anche una non piena restituzione dei soldi agli obbligazionisti che hanno sottoscritto il tutto. Comunque, fatto sta che adesso parte la borsa. Secondo io ho una visione ancora ribassista, ho venduto personalmente delle opzioni già da qualche, forse le ultime 2 settimane ci siamo sentiti, le ho anche dette, insomma stavolta diciamo che la borsa è scesa, non tanto, però come ho sbagliato tante altre volte, perché questa view negativa l'avevo anche in situazioni di indice inferiori, e questa volta c'è stato un adeguamento un po' a una diminuzione dell'indice, quindi io ho una diminuzione dell'indice, quindi insomma almeno Quindi questa Tony, volta. tu non credi, vabbè che non c'è stato già l'anno scorso, non credi al rally di Natale, al classico rally di Natale, almeno sul nostro indice? Ma sai, io ho scritto un po' in maniera ironica che sarebbe in questa situazione qui, i mercati sono fatti per sorprendere, per cui chissà se anche quest'anno avremo rally di Natale. Poi di fatto, poi sto rally di Natale è un po' come tutte le analisi di borsa, le cose che si dicono, c'è e non c'è a seconda di quando parte, quando finisce, quando fai delle considerazioni, insomma ci si marcia un po' in queste situazioni qui. I rally di Natale
Poteva esserci, secondo me, in una situazione di indici un po' meno tirati, però, sai, magari perdiamo qualche centinaio di punti da qui al 10 dicembre, poi dal 10 dicembre magari si recupera un 3%, allora c'è il famoso rally di Natale. Ecco. Purtroppo io vedo anche nel cercare di fare questo tipo di analisi, lo noto, che se uno, ad esempio, magari io dicevo short con l'indice già a 22,2, poi l'indice è andato a 21, no? Poi se da 21 e c'è andato a ottobre, ritorna a 22, 22, non è che uno si dice short, almeno io che sono poi alla fine più scalper, lo è per tutta la vita, anzi a me non piacciono gli eccessi, per cui è un po' difficile perché c'è chi ha il connotato short, hai detto short, magari passano 7 mesi, 5 mesi, 3 mesi e la borsa cresce e allora non va bene, e, o magari qualcuno si accontenta e fa 1.000 punti di indice, che non è mai male. L'anno scorso, ad esempio, in questo periodo ero l'unico che diceva long, prendevo anche dei nomi sulle mie bacheche, come succede sempre quando uno si espone o fa i campionati, eccetera, ma va bene così, perché è giusto, che è normale che si perda questo gioco, si può anche perdere, magari chi perde e si deve arrabbiare con l'analista di turno, che indubbiamente magari l'ha influenzato. Questo è normale, però insomma, Rally di Natale c'è quando, purtroppo l'anno scorso mi ricordo che avevo fatto un post che suscitò anche delle polemiche, dico, stabiliamo insieme quali sono questi giorni di rally. Altrimenti è come un po' la borsa, no? Potrebbe salire, oppure adesso il ritornello è lì, il ritornello è i mercati sono in un trend decisamente positivo, attenzione, monitorare con. E in questo modo qui, qualsiasi cosa succeda, lo ripeterò fino alla morte, uno che dice solo queste cose non sbaglia mai, non sbaglia mai, poi si stima, però poi non dice niente, poi magari anche meno seguito e parla di niente. Purtroppo è un mercato questo dove il gioco di borsa, se uno si espone, sicuramente a volte ci prende, a volte no, è nel gioco delle parti, e quindi anche il Rally di Natale c'è, ci sarà se l'indice magari perde 27-800 punti da questo livello. Se dovesse perdere da qui al 10 dicembre 6-700 punti, dovesse andare in area 22,5, 22,6, allora magari l'ultima settimana o gli ultimi 10 giorni c'era il Rally di Natale. L'anno scorso, ad esempio, fu un disastro fino al 25 di novembre, poi il 26 di novembre, il giorno di Santo Stefano, partì il Nasdaq con un più 7%, più 7%, poi il 28, il 29, insomma ci fu una cosa spaventosa. E io mi ricordo che dissi, feci un post che dissi, definiamolo quando è questo Rally di Natale, facciamo che parte il 15 dicembre, adesso non mi ricordo esattamente, ma finisce il giorno della Befana? Ecco, allora tutti a ridere all'inizio, poi ci fu un rally spaventoso che partì dal 26, specialmente dei mercati americani, dal 26 di dicembre fino al giorno della Befana. E quindi addirittura ci fu qualche punto in più rispetto, ci fu un rally incredibile, però questo rally partiva dal giorno del 26 di Santo Stefano. Lo Allora, sto facendo vedere sui FTSE MIB l'anno scorso, praticamente rosso fino a dopo Santo Stefano, e poi sul FTSE MIB è iniziata un po' una salita dal, diciamo, l'anno nuovo, quindi possiamo dire sostanzialmente che c'è stato un rally della Befana piuttosto che. esatto, il rally della Befana, però vedi, purtroppo questi nella borsa ci sono dei numeri importantissimi. E quindi rimanere sul vago sono trucchetti che possono essere fatti a chi si affaccia le prime volte e a chi gli sta sempre bene. Ecco, io trucchetti grosso modo non mi piace farli, per cui va bene sempre tutto e tutto il contrario, perché la borsa poi oscilla. Quindi,
Il rally di Natale ci sarà se la borsa un po' prima scende di 2-3 punti percentuali, se invece magari rimane su sostenuta, e poi dopo è difficile pensare ci sia un rally di Natale. Se questa dovrebbe essere la risposta. Ah, se, bisognerebbe sempre dare dei valori, solo che se poi dai dei valori precisi, evidentemente hai pochissime possibilità di prenderle. E quindi poi si gioca sul avevo detto che oppure potrebbe andare su, ma adesso va giù, ma il clima è bello. Ecco, se uno dice così non sbaglia mai, come avevo già spiegato più volte. E quindi questo è quanto. Questa settimana, allora, questa A me, settimana dammi. intanto, Tony, non so tu, ma me, ormai, vabbè, tu l'hai detto, hai venduto sulle opzioni, se non sbaglio, hai fatto un'operatività sulle opzioni. Io l'avevo, forse l'avevo detto anche adesso, ce l'ho fermi già, sono sempre quelle, io ce l'ho già da 2 settimane. Per ora, a seconda del momento, sono messo leggermente bene perché io ho venduto delle opzioni grasse 22,5 più 1170 e questa l'ho venduta, poi magari ci guardo anche, l'ho venduta direi 2 settimane fa, insomma, circa 2 settimane fa. Il che però anche lì bisogna capire di opzioni perché io poi vedo, cioè uno può tendenzialmente chi per carità magari sono persone bravissime, però chi non ne capisce il volo non sa che vendendo delle 22,5 più delle call prendi un premio spaventoso, prendi un premio spaventoso. Io ho preso 1170 di premio, per cui io fino a 23,670 guadagno. E evidentemente dal punto di vista del marketing, se uno vuole fare il bravo che prende tutto, vende delle 24,5 più 30 e succede, qui in questo mondo un po' balordo succede, uno dice attenzione, io sono il re delle opzioni, vendiamo delle 20, delle call 25.000 più 20. E poi dopo un mese avete visto, magari lì diceva 24,9, avete visto che ci ho preso 100%, succede così. Invece quello che opera per davvero non gliene frega niente di aspettare un mese per prendere 20 punti, fa una valutazione, va in the market profondissimo e spara delle opzioni che valgono 1200 punti, magari distanti come strike 1000 punti dalla base. Evidentemente però se anche l'indice dovesse rimanere così, da qui alla fine dell'anno e non arriva a 22,5, io guadagno qua il 400 punti delle opzioni che vendo, perché a 23,3 dovrei restituire solo 800 punti dei 1200, o per l'esattezza 1170 punti che ho preso. Questo è il ragionamento. Se si vuole però giocare a illudere chi ascolta, e ovviamente non può essere completamente afferrato su tutto, uno, se vuol farsi vedere bravo, lancia un'opzione a 25.000 di indice, dice secondo me non passa 25.000 entro il giorno di Natale, poi tra un mese si presenta, avete visto che ve l'avevo detto. È un po' come se, faccio la traduzione perché capisco che non possa essere compreso tutto, è un po' come se io dicessi l'Inter del campionato può arrivare nelle prime 12, o la Juventus nelle prime 12 a fine campionato e vi dice ve l'avevo detto che nelle 12, oppure uno dice secondo me l'Atalanta magari lo dice a settembre farà un gran campionato, poi arriva secondo in campionato e tutti a dire coglione è arrivato secondo, io avevo detto che la Juve invece era nelle prime 12, è arrivata nona e sei più furbo. Per cui, ragazzi, non confondete mai il vero rapporto rischio-rendimento, non quelle buffonate, perdi 100 punti per 50 punti, allora io sono più bravo perché rischio 50 punti e ne guadagno 100, ma il vero rapporto rischio-rendimento, quello che dico io sempre, è generato dalle probabilità che hanno sul verificarsi di un evento rispetto al quantum puoi guadagnare. Quindi, se evidentemente io dico la Juventus prima e l'Atalanta prima e me la quotano 200, anche se arriva seconda, ho fatto una giocata migliore di uno che dice la Juventus nelle prime 10 e arriva settima. Eppure quello che dice la Juventus nelle prime 10 e arriva settima ci ha preso e chi ha detto l'Atalanta seconda no.
Questo è un po' difficile, però mentre tra i trader vedo che i trader sono una categoria non brillantissima, vedo che si fa fatica a capire queste cose, tra i giocatori di poker, i giocatori professionisti, queste cose sono immediate e assolutamente comprensibili, per cui magari riascoltate queste cose qui perché sono importantissime. Se uno vuole fare il fenomeno qui non sbaglia mai. Se volete, metto qui degli anni e non sbaglio mai. Dico, attenzione, l'indice appare un po' così, però stiamo prudenti, monitoriamo con attenzione, prudenti, potrebbe, beh, poi la volta dopo avete visto se scende. Avevo detto prudenza, avevo detto di non shortare se sale. E questo è il mondo del trading oggi. Scusa questa digressione, ma siamo alle ultime puntate. Assolutamente, assolutamente. Tanto ci siamo divertiti anche mercoledì scorso, è stato bellissimo. Esatto, io Tony, un po' sulla view che hai fatto tu al ribasso, io avevo un'idea sul FTSE MIB che qualora avesse aperto un po' al rialzo di shortarlo, e l'ho shortato adesso a 23.345, mentre appunto stavi studiando le opzioni e vediamo se va a rivedersi almeno il minimo di venerdì. Quindi lo lasciamo così. Allora, No, scusami, parla, scusami, poi volevo dire una cosa. no, no, vai, vai, ho finito. Dicevo solo appunto l'operazione che ho fatto adesso short sul FTSE MIB. Allora, le operazioni intraday sono in questi giorni un pochino più difficili da gestire. Almeno io faccio fatica, ho fatto anche delle porcherie, nel senso che, colpa mia, il mercato è così monotono, così a volte si pianta, sta fermo, fa dei continui bluff contro bluff. Ad esempio, anche la giornata di venerdì scorso ero a Napoli, ho fatto un live bellissimo perché bene o male le ho prese tutte, ne ho fatte 8 di operazioni, rimane registrate, c'erano tanti testimoni e le ho prese tutte. Però sono stato anche fortunato perché alla fine ho bombardato il titolo Eni, c'era il prezzo del petrolio che stava andando giù alla deriva, per cui ho fatto un bellissimo short su Eni, ho tenuto una mezz'ora 20.000 Eni e lì ho vinto parecchio. Ho provato anche col FIB, ho vinto poco perché a un certo punto c'è stata un'impennata, io l'avevo venduto a 23,365, mi è arrivato fino a 4,25, 4,30, così, e poi è crollato fino di nuovo a 200, 210. Però è tutto un mercato un po' indeciso, pieno di finte, controfinte, è molto molto indeciso, un murale poi che va a sprazzi, perché evidentemente anche l'uscita da un trend che forse non avverrà, ecco questa uscita da trend, sono molto sincero, non voglio fare il furbo, eventualmente questo voglio insegnare oggi, questa è la lezione. Quando si rimane insaccati, quando si rimane insaccati e capita col cash, almeno con le persone che parlo io, ma capita, generalmente si comprano dei titoli ai primi storni, si pensa a un prezzo d'occasione, parlo della storia, non di quelle cose che sono successe magari negli ultimi mesi dove gli indici, essendo sempre cresciuti, era difficile essere insaccati. Però ci si abitua a un trend favoloso, ci si abitua che ogni discesa è sempre ricomperata. Questo è il trucco. Tipo il Nasdaq, se uno guarda il Nasdaq che ricomprava negli ultimi anni, ma anche negli ultimi giorni, ogni discesa doveva aspettare, male che vada, 3 ore, 4 ore il giorno dopo. È una libidine pazzesca. Se uno compra l'S&P o il Nasdaq negli ultimi mesi, a ogni rosso andava a comprarsi le sigarette fuori o andava a ballare o ritornava il giorno dopo e tornava sempre buono, compreso venerdì scorso dove il Nasdaq 100 ha fatto un minimo visto a 8.406 e subito baldanzoso è rientrato e stamattina sta come al solito di nuovo verso i massimi storici. E perché sta sui massimi storici? Questa volta ci sono stati dei dati cinesi sulla manifattura,
e poi un altro indice, CAIXIM, CAIXAM, qualcosa del genere, ho letto che insomma sono stati soddisfacenti, forse fanno sì che il PIL cinese rimanga intorno al 6%, il che è un dato buono, e le borse hanno preso pretesto per partire verdine anche questa volta. Quello che volevo dire però è che il mercato è molto STRO, strong. E non voglio finire la parola, perché quando ti abitua a determinati ritmi, io lo vedo nei fratelli, a me mi frega spessissimo, no? Ti fa un determinato movimento a pendolo, il famoso tergicristallo, perché uno si abitua sempre a comprare su uno storno, non parlo magari di tutti, però parlo dei titoli, no? A volte poi comincia a perdere ed è fisiologico, a riperdere, è fisiologico, a riperdere questo titolo, è fisiologico, te lo trovi in portafoglio e poi te lo trovi a meno 20, meno 25. Io lo so perché le persone con cui parlo in genere hanno dei portafogli con degli scheletri, cioè anch'io ho degli scheletri nell'armadio di titoli che uno ha tenuto perché evidentemente ha comprato in un momento che gli sembrava oro colato e poi invece si trova questo scheletro. Ecco, queste situazioni, perché? Perché uno dice qui tutto bello, tutto bello, tutto bello, e rimane insaccato in questa situazione. Ecco, per cui il mio consiglio, se uno giustamente non vuole shortare, è non innamoriamoci, e non innamoriamoci di questi prezzi su alcuni titoli, perché sono quelle situazioni in cui molti rasserenano, ma io lo vedo anche leggendo i social network, c'è questa sicurezza che tutto torna su per via della liquidità. Secondo me, io ho quell'idea, che sbaglierò, del presidente degli Stati Uniti che potrebbe essere anche non Trump e dare fastidio, ad esempio, può essere un vero motivo di presa di beneficio. Mai parlato di crollo. E conseguentemente anche in questi mercati, ecco, l'Italia già, se uno comprava 23.790, 23.780, 23.7, in questo momento c'ha questi 400 punti che fanno male, uno li tiene, intanto torna sempre su, poi magari diventano 600, 700. E lui, ci sono le posizioni che di insacco rialzista e quelle ribassista, ma la modalità è circa la stessa, un graduale ritmo in cui si crede, poi via via che i prezzi continuano a scendere, tu lo tieni perché prima o poi recupera e poi no. Stesso discorso per carità con ribasso, anzi con ribasso uno shorta, prima o poi scende, poi si trova un 5% di un indice su, fatto un paio di settimane, e a quel punto l'insacco è anche per i ribassisti, anzi, l'ultimo è anche più per i ribassisti. Tutto qui. Perfetto, Tony, io direi di lasciare adesso uno spazio un po' alle domande. Mancano 10 minuti. Allora, hai parlato di Eni Sì. Sì. e ti chiedono una view sul petrolio. Ma sul petrolio, ecco, se posso veramente andare fiero quest'anno è sul petrolio, perché con sta quota 55, Mi ricordo che lo dicevi a 50. anche venerdì ha bucato, che chi shortava 57, 58, 58 e mezzo, 56, ecco che dopo 2 o 3 giorni si è ripresentata quota 55. È una cosa incredibile, perché io quota 55 l'ho tirata fuori a giugno, per cui sono 5 mesi pieni. Lo ripeto, l'ho tirato fuori anche a questo webinar, quota 55, perché Descalzi, il grande presidente dell'ENI, amministratore delegato, disse: noi abbiamo valutato il petrolio in una media, in un valore intrinseco quest'anno di 55, e quindi facciamo il budget preventivo dei ricavi, dei costi, eccetera, eccetera, su questa base qui. Mi è piaciuto questo discorso, siccome i mercati poi sono imprevedibili. Io mi è piaciuto, dico, se Descalzi e il suo staff ha calcolato 55 come valore intrinseco, io chi sono per dire va a 60 o va a 50? Più che informazioni che un amministratore
di un'impresa come l'Eni, una delle più importanti al mondo, la più importante nel settore petrolifero, chi lo sa. È stato un ragionamento che, tra l'altro, però casualmente anche è stato un pendolo fantastico, perché questo 55, aspettando qualche giorno, si è sempre vista. Addirittura una volta il petrolio, per colpa di quei droni che incendiarono i pozzi, arrivò a 63, 63 e mezzo. Dopo 5 giorni ritagliò 55, per cui insomma è questo è quanto. Per quello che ho letto io, diciamo che può cambiare qualche cosa la riunione OPEC, che è prevista, direi, tra 3-4 giorni a Vienna. Non vorrei, adesso non mi ricordo la data, ma il 7, l'8 di dicembre si sono a Vienna. E la scommessa è su un taglio o non un taglio. Evidentemente, se tagliano la produzione e i paesi dell'OPEC si mettono d'accordo in maniera equilibrata di fare un taglietto ciascheduno, il petrolio potrebbe risentirne positivamente. Però sembra che non ci sia un grande accordo in questo senso. E lì io non mi è dato a sapere, non mi butto, che ne so io se non lo sanno i giornalisti esperti o non lo sa nessuno, figurati, io so cosa faranno all'OPEC. I dati oggettivi parlano invece di produzioni di shale oil, specialmente da parte degli Stati Uniti d'America, sempre più importanti, sempre più invasive. Lo shale oil, ricordiamo, è quel petrolio di nuova generazione che viene generato dagli scisti bituminosi attraverso la frantumazione, il crack fracking, delle rocce di alcune zone, specialmente nel West Texas. Adesso, una volta le sapevo tutte queste cose, era un po' che non ne parlavo. Poi c'è tanto shale oil anche in Cina, in Russia, c'è un potenziale incredibile. Ecco, questo metodo, che prima costava moltissimo tirare fuori il petrolio in questa maniera qui, adesso ci sono economie di scala e costi decrescenti, e quindi il petrolio sta facendo veramente molta concorrenza, tant'è vero che da qualche giorno gli Stati Uniti d'America sono i maggiori produttori mondiali di petrolio. È una cosa incredibile, ma sono i maggiori produttori mondiali. Hanno superato, così sono articoli che leggo, però dovrebbe essere vero, i maggiori produttori mondiali di petrolio. E hanno superato l'Arabia Saudita, proprio perché non so quante, 10, 12 milioni di barili al giorno sono dati dagli shale oil, e loro anche merito o colpa di Trump, della sua politica che non cura tantissimo l'ecologia, diciamo, sono diventati leader. E quindi noi sappiamo che Trump, e noi sappiamo che Trump ci tiene a che gli americani abbiano un petrolio a basso prezzo, e questa è la mia logica. Quindi o l'OPEC dà una bella sterzata, oppure il petrolio è destinato a essere un asset regolato, molto noioso, perché evidentemente gli arabi, per altri studi, non si possono permettere assolutamente di avere un petrolio sotto, non so, i 45 dollari, perché hanno un'economia, molti paesi, fondata solo su quel valore lì, e il loro popolo, degli arabi, lo ridicolo, ho detto tante volte, il loro popolo è abituato a essere sostenuto dal petrolio, grazie, e quindi loro hanno sostanzialmente, vivono gratis, questi cittadini qui. E se il petrolio dovesse calare molto di prezzo, lo stato sociale di alcuni paesi arabi verrebbe sballato. E quando il petrolio nel gennaio del 2016, mi sembra, scese fino a 28 dollari, 27 dollari al barile, ci furono delle proteste sociali, delle rivoluzioni, dei tentativi di cambi, di welfare, eccetera, eccetera. Quindi non si possono permettere assolutamente dei prezzi bassi. E poi vendono i debiti, vendono i fondi sovrani, perché questi paesi hanno azioni europee, azioni americani, si mettono a buttare tutte le azioni giù e può venire un po' la crisi. Per cui il prezzo è regolato, non dovrebbe mai scendere oltre i 47, 46, però non aspettiamoci. Cioè, a me piace più giocare di rimessa, o meglio, aspettare a venderlo se sale sopra a 56, 57, per la legge Descalzi e per la legge che di produzione di petrolio ce n'è tanto.
e l'asset rimane sempre meno strategico e quindi anche di rimando. Non credo, ad esempio, che le ENI torneranno ai 25 euro, perché il mondo sta cambiando e il titolo ENI fa già tantissimo a fare, perché è ben condotto a fare quello che fa, perché sono bravissimi lì e riescono a dare dei dividendi importantissimi, perché l'ENI è sempre una primaria azione, però è su un asset non strategico, per cui o fanno delle rivoluzioni societarie di business, come sta tentando di fare l'Enel, che si è buttato moltissimo nell'energia alternativa e quella rinnovabile, eccetera, eccetera, o è un asset, non dico che vada giù, però che sicuramente ha dei problemi. Ecco, faccio l'esempio un po' come le comunicazioni, no? Come la telecom. Un po' meglio, però ecco, questa è la mia view che ho da punto di vista fondamentale, detta in un minuto, sul petrolio e sulle società collegate a loro. E anche in questo, bene o male, quest'anno si vede che questa Eni ogni volta che arriva a 14, 14, 10, 14, 20, e poi viene portata giù, malgrado appunto che i bilanci siano ottimi e che il dividendo sia cresciuto di un altro centesimo, di altri 2 centesimi. L'anno prossimo si proporrà addirittura 86, credo, 84 centesimi di dividendo, che per un titolo che costa 13 e qualcosa è veramente un'ottima percentuale. Questa è la mia view. Ottimo, Tony. Allora, vediamo un'altra domanda. Allora, sul Nasdaq è già comunque detto all'inizio, c'è Ma poi sul una. Nasdaq ho paura, io sul Nasdaq voglio tentare di evitarlo, cioè mi fa paura ovviamente entrare a questi prezzi long, ma chi lo fa poi ha sempre ragione, per cui ha il mio rispetto e i miei complimenti, perché effettivamente è un qualche cosa di impressionante. Io stavo pensando di convergere, lo dico sul serio, perché mi stanca di tenere poco Nasdaq short, così, ma è un simbolo, e cercare di orientarmi più, cioè se lo dico, lo traduco più, se devo shortarmi, ho l'idea che convenga più farlo sull'Italia. O l'Italia, forse il DAX, ma l'Italia, guardate anche adesso, l'Italia rimane a 23,3, cioè sul minimo di seduta, dopo aver tentato 3,55, quando invece il DAX è sul massimo. Da quando ha aperto, ha raggiunto i 13,3. Il Nasdaq è sul massimo di seduta, ha raggiunto adesso gli 8,450, e il FIB è sul minimo di seduta. Ecco, questo secondo me è quel famoso segnale che io chiamo di dissonanza, che c'è stato, ci sta adesso, c'è stato venerdì, c'è stato giovedì, c'è stato mercoledì. È il quarto giorno che abbiamo una dissonanza sull'Italia. E io lo segnalo, poi magari tra 5 giorni l'Italia andrà benissimo, tra 12 giorni andrà benissimo e uno si ricorderà. Quando ci prendo uno si scorda, poi quando non ci prendo uno si ricorderà che avevi detto shop. Se intanto, se poi va a 22,5 non dirà niente, nessuno. E questo mi è successo, ma d'altronde faccio questo tipo di analisi, mi espongo, faccio i campionati, è normale anche che la gente si diverta anche a guardare, a sparare, come farei forse io fossi uno spettatore. Ecco, questo per dirlo molto chiaro. Però, senza ombre di smentita, anche l'Italia oggi è in palese dissonanza. E l'abbiamo visto mentre sto parlando, perché mentre parlo di petrolio, guardo cosa fa il FIB, vedo che il FIB è maltrattato. E non approfitta dei guizzi che sta facendo l'America, con Nasdaq addirittura 8,450, siamo sul livello di massimo storico, sta facendo addirittura lo Standard & Poor's, che vedo pomposo, a 355,25, che siamo anche lì sul massimo storico, mancheranno 3 punti perché mi sembra sia 359, adesso non ho voglia di andare a controllare tutto, e l'Italia è 400 punti sotto al suo massimo dell'anno, anzi 500, perché abbiamo visto 23,8, e la vedo boom boom boom, la vedo servita. Insomma, io do questa idea qui e questo che dico è sicuro. Poi i mercati cambiano per un motivo o per un altro e evidentemente magari si sbaglia la view, per cui
Anche il Nasdaq è tirato. Il Nasdaq andrebbe giocato così, ve lo dico, come andrebbe giocato, ripeto, poi uno è sotto con una size come da schedina, da birreria, da insomma, dico, faccio una cena fuori con la famiglia e aspetti semmai un qualche cosa che dia un rapporto rischio-rendimento molto favorevole. È chiaro che con la size minima possono essere anche 30 centesimi di dollari, appunto. Evidentemente, uno può tentare il rischio di fare 300-400 punti, ma evidentemente, e lo stop lo può avere a 50-100 punti. Però deve essere una size amatoriale, perché in questo caso del Nasdaq, ma io le dico sempre queste cose. Evidentemente andare contro il trend, se lo fai con size importanti, non è mai convenuto, e quando converrà uno ci prende per caso, oppure c'è la storia dell'orologio rotto, suona sempre esatto 2 volte, tutte queste storie qui sono anche vere e io devo dire onestamente quello che penso. Però sicuramente per la storia, due storie non mi piacciono per gli americani. La prima è che questo accordo dei dazi spero che lo concludino nel modo migliore possibile, e a quel punto ci può essere un'inversione. È il paradosso, appena l'accordo, l'inversione, perché poi il mercato non ha più problemi tra Brexit, che c'è una soft Brexit, e tra dazi che vengono risolti, poi non ha più quella carota da dire adesso la guerra commerciale sta migliorando, eccetera. Il paradosso è che dal dato bello poi c'è l'inversione. E il secondo, ripeto, quando usciranno, non so quando, però forse a febbraio, per cui mancano ancora 2 mesi, dei dati sulle primarie dei democratici e dei dati sul, pertanto, le sfide tra Trump e il democratico, a secondo di chi sarà il democratico, se ne potranno vedere delle belle. Se ne potranno vedere delle belle per motivi che ho già spiegato tante volte, ma un candidato democratico alla Elizabeth Warren potrebbe essere per le borse molto pericoloso. Qualcuno, non io, però in maniera per me corretta, ha parlato anche di storni potenziali del 20%. E questo, secondo me, è abbastanza coerente. Però il mercato, evidentemente, adesso non percepisce questi tipi di situazione, però per esperienza poi lo percepisce una notte, un giorno, o un determinato momento dove c'è magari un sondaggio e dicono alle primarie ha vinto Elizabeth Warren col 52%, c'è il sondaggio, una mattina ti trovi al meno 4%, e uno dice poco, conviene comprare perché adesso meno 4 è orocolato, e poi alla fine prendi un altro meno 2, così fino a uno storno che è fisiologico. Questa è la mia view sincera, senza nascondermi. Ovviamente corro dei rischi, ma il rischio è il mio mestiere, e c'è il 50 o il 48% che la sbaglio. Ecco, molto sinceramente, ma lo credo dentro. Non è che lo dico per fare il modesto, perché so cos'è il mercato. Ecco. Io ho seguito il tuo consiglio di utilizzare comunque delle sites, come chiamate tu, da schedina, visto che con i CFD è possibile farlo, e ho shortato sul Nasdaq su questa falsa rottura, diciamo, del massimo a 8.000. Aspettate che ho TeamViewer che mi copre il 8.450, quindi vedete dalla piattaforma che comunque la size è molto ridotta, quindi se mi va contro di dovesse andare ad esempio 8.460, andrei a perdere solo 15 euro, quindi si può costruire, diciamo, una posizione ribassista rischiando comunque poco. Allora, Tony, noi abbiamo sforato il nostro tempo a disposizione. Allora, c'è una domanda che riguarda l'indicatore all'ETF di Forum di Milano. È stato mostrato un indicatore, dove lo trovo? Parliamo di questo indicatore dei retail, dove abbiamo fatto un seminario appunto all'ETF di Milano per chi c'era, sul Nasdaq, comunque adesso abbiamo un 89% short. Allora io adesso vi faccio vedere come si scarica. Questo vale solo per chi ha un conto con Tikmill,
C'è una chat che si chiama Working Forex su Telegram, dove ci sono circa 800 trader. Basta andare lì su Working Forex, c'è questo link di Google Drive, si clicca, dopo aver cliccato si apre la schermata con tutti gli expert e gli indicatori che ci sono, che sono disponibili. E da lì poi si va a scaricare l'indicatore relativo. Adesso sta un attimo caricando e dovrebbe vedersi tra poco. Allora, vediamo. Vedete, si apre con tutte le varie cartelle. Quello dell'indicatore dei retail lo trovate sotto Expert e quindi si chiama TS Info Posizione Retail e poi l'ho andata a scaricare nella cartella expert della MQL4, quindi di MetaTrader. Poi, se avete problemi, venite in chat su Working Forex e vi spiego come averlo. Ok, detto questo, ci sono altre domande, ma abbiamo sforato il tempo, Va quindi bene, dai, vediamo se ci sono veloci, dai. sono un po' tutte, diciamo, collegate agli indici, quindi anche sul DAX ti chiedevano una view, ma io credo che sia comunque in linea con quello che già hai detto sul Ma sì, potere. DAX non è l'Italia, il DAX è più collegato, io lo vedo al Nasdaq, vedo che quando migliora il Nasdaq il DAX ha sempre, non ha le banche, non ha problemi del debito pubblico, non c'ha lo spread, è un pochino differente, non ha sovraperformato particolarmente, insomma. Evidentemente, se uno ha una view di rischio, faccio fatica a dire va sul DAX, va sull'S&P, scende l'Italia, l'IBEX rimane lì, cioè più o meno lo sappiamo che poi i mercati si muovono grosso modo uguale, anche se facendo l'esempio di quello che è successo nelle ultime 2 settimane, l'Italia era 23,8, è andata 23,2. Come minimo l'ha fatto anche ieri, che è venerdì, e il Nasdaq nel contempo è andato da 8,250 a 8,450, e lo Standard & Poor's circa lo stesso, da 3,080 a 350 nello stesso periodo. Ecco, succede. Però, insomma, ecco, vedete, mentre parlo, il DAX, il ragionamento è quello sul Nasdaq, insomma, tu vai a andare contro un trend decisamente forte nel quale, tra l'altro, non ci sono quasi mai o mai dei segnali tecnici. Ecco perché anche il mio posto l'ho fatto solo su FTSE MIB, lascio perdere anche gli altri indici, perché gli altri indici non mi danno un motivo valido per dire, neanche tecnico, neanche di proprio prettamente tecnico, di dire shortiamo. Al tempo stesso, ma lì è un mio problema, ho paura di comprarlo. Queste sono sinceramente le cose, e preferisco orientarmi su un qualche cosa che anche oggi non mi dà particolari preoccupazioni, perché se mi dicevano che il DAX arrivava a 13.315 e il FIB rimaneva ai prezzi di un'mezz'ora fa, avrei detto, però avrei fatto la firma. Ecco, insomma, lo vedete voi? Io cerco di spiegarla così. Poi magari improvvisamente l'Italia ha un recupero dovuto al fatto che c'è un accordo per il MES, e questo ci sarà senz'altro, o il fatto che altre cose. Insomma, purtroppo ci sono delle evoluzioni tali dove uno può osservare e cercare di spiegare le cose che accadono. E sul futuro uno ci può provare, questo io lo do per scontato. Ecco, tutto qui. Perfetto, Tony. A questo punto chiudiamo con il gold perché l'hanno chiesto un po' diverse persone. Se puoi dedicare un minutino al gold, chiudiamo poi l'evento. Sì, il gold è un asset che in questo momento qui vedo
sta riperdendo 9 punti, per cui si è rimesso 9, no, 9 punti, scusate, 9 dollari all'oncia, aveva raggiunto 1.563 venerdì, perché c'era un po' il giorno del Thanksgiving, il venerdì, insomma, c'è stato qualche presa di beneficio sul mercato americano e loro subito si è fatto vivo. Adesso i mercati americani hanno completamente recuperato il gheppino, perché abbiamo il Nasdaq di nuovo sui massimi, lo Standard & Poor's di nuovo sui massimi, e loro d'altra parte è risceso. La mia idea è, non c'è niente da fare, loro rimane esattamente un asset strategico da comprare sempre, da comprare sempre, e non è anche nelle fasi in cui viene maltrattato, evidentemente bisogna avere la consapevolezza che è un asset che secondo me andrà, si rivaluterà sempre, insomma, dovrebbe rivalutarsi sempre. Per cui nelle situazioni in cui è rosso, anche come scalping, è un po' l'opposto, è un po' quello che succede allo Standard & Poor's, al Nasdaq, cioè ogni volta che è rosso, bene o male, negli ultimi mesi ha dato la possibilità di riaversi. Evidentemente, in un momento in cui tutto continua a salire, come sta succedendo adesso, e sta andando tutto sui massimi, loro soffre, loro soffre, loro soffre. Però piuttosto magari che shortare, ecco, se è parivalente a seconda del tipo di operatività che uno ha, piuttosto che shortare l'America, a me renderebbe o rende più tranquillo comprare loro. Ecco, questo è il consiglio che do. Consiglio perché so che ho qualche cosa che si dovrebbe rivalutare, almeno che poi non vada il Nasdaq a 9.000, 10.000, lo Standard & Poor's a 3.400, e a quel punto loro poi, meno male, non si rivaluta. E questo purtroppo per me è improbabile, ma possibile. Ottimo, Tony, più chiaro di così. Ok, perfetto. Sì, ci sono, però io direi di chiudere qui. Poi non vi dimenticate che il prossimo appuntamento, l'ultimo dell'anno, è quello di venerdì 13 alle ore 16, e quindi ci saranno altri 45 minuti di analisi, lezioni di vita e quant'altro. Sono veramente eventi unici, quindi mi invito a partecipare. Ci sarà la registrazione ovviamente anche di questo evento e sarà disponibile sul canale YouTube di Dickmill. Grazie a tutti, come sempre, e vi do appuntamento appunto a venerdì 13. Grazie, Tony. Grazie a voi che state all'ascolto.